Il sistema produttivo italiano, fortemente orientato alla salvaguardia dei metodi e delle tecniche della tradizione e alla loro trasmissione al futuro, si impegna al contempo a promuovere l'innovazione e la competitività industriale con lo sviluppo di tecnologie e soluzioni che rispondano efficacemente ai bisogni emergenti dei cittadini. Grazie alle proficue interazioni tra pubblico e privato, alcune tecnologie sviluppate nel settore della ricerca scientifica sono spesso utilizzate da imprese italiane nei loro processi produttivi al fine di migliorare la qualità e l'efficienza di beni e servizi. La richiesta di servizi offerti dall'Istituto IBBA del CNR di Milano e la crescente richiesta dei produttori di poter offrire al consumatore un metodo per l'autenticazione genetica ha stimolato il CNR a connotare i prodotti con un marchio di impresa, DNA Tested, da richiamare nell'etichetta dei prodotti immessi sul mercato. Il Consorzio Produttori Agricoli Parco Ticino SCARL ha avviato con il CNR un progetto pilota per usufruire del servizio di autenticazione su campioni di carni suine, bovine, selvaggina e loro prodotti derivati, pesci, leguminose e cereali, con l'intento di estendere l'innovativo sistema di etichettatura a tutti i prodotti dei propri consorziati. Un altro settore trainante per la produzione agroalimentare italiana è rappresentato dalla olivicoltura e dai prodotti oleari. In questo contesto, in Italia, l'Istituto di Bioscienze e Biorisorse del CNR ha ideato e protetto un protocollo per l'estrazione del DNA da oli vegetali commerciali, oliva, nocciola, girasole, mais, soia, colza, eccetera, sia vergini, cioè estratti meccanicamente, che rettificati, quindi estratti con solventi, al fine di identificare la coltivazione di origine e la provenienza delle olive. Grazie al protocollo brevettato dal CNR, un'azienda italiana può oggi vantare una collaborazione con diversi partner internazionali, tra cui la rinomata compagnia aerea Emirates, a cui fornisce porzioni monodose di olio extravergine di oliva geneticamente autenticato. Di particolare interesse è anche il viscosimetro microfluidico, un sistema antisofisticazione per oli, ideato congiuntamente dall'Istituto Nanotech del CNR e il Politecnico di Milano, nato per rispondere ad esigenze di controllo di qualità e di anticontraffazione degli oli alimentari. Come ulteriore sviluppo, il viscosimetro microfluidico può essere utilizzato per valutare se il metodo di spremitura utilizzato per produrre un olio d'oliva sia di tipo tradizionale o industriale. In Italia, crescente attenzione da parte dei produttori si concentra anche nel packaging, al fine di aumentare la shelf life e garantire le caratteristiche organolettiche del prodotto, con l'ulteriore obiettivo di ridurre gli sprechi alimentari e incrementare la sostenibilità delle risorse. L'Università di Padova e l'Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del CNR hanno messo a punto un'applicazione tecnologica della spettroscopia laser e IR che permette di misurare in maniera rapida e non distruttiva la concentrazione e la pressione di un gas, come ossigeno e anidride carbonica, nello spazio di testa di una bottiglia chiusa o di un contenitore alimentare sigillato. Questa applicazione tecnologica si sostituisce ai tradizionali metodi distruttivi, riducendo lo spreco di packaging di prodotto e permettendo la ripetibilità della misura di concentrazione o pressione esattamente sullo stesso campione. La tecnologia italiana, industrializzata, ha trovato importanti applicazioni nell'industria delle bevande, in particolare nel vino frizzante, spumante, birra e succhi di frutta. Nel settore alimentare l'applicazione principale è nei prodotti confezionati in atmosfera protettiva, dove oltre alla misura interna dei gas è possibile controllare la tenuta della saldatura sul 100% della produzione, utilizzando l'anidride carbonica come molecola target, indice dell'integrità della confezione.